Igor Radrezza. Il più applaudito è stato Igor Radrezza, ma è stata un'ovazione di piazza per tutta la squadra. Oltre 2000 persone in Prato della Valle hanno salutato la formazione del Calcio Padova, presentata in grande stile davanti alle squadre biancoscudate di tutte le categorie e ai tifosi che hanno acclamato i giocatori, in primis anche il capitano Antonio Donnarumma. Per me è davvero un onore indossare la fascia, e la porterò davvero con orgoglio, perché da quando sono arrivato mi avete dimostrato tanto affetto. A presentare tutti i giocatori uno per uno è stato il neopresidente Francesco Peghin, che confessa gli obiettivi e i sogni per questa stagione. A me non piace proclamare, perché bisogna cercare di costruire giorno per giorno, però è chiaro che il Padova deve lottare per la Serie B. Non sarà facile, perché ci sono squadre molto attrezzate con possibilità di investimenti importanti, ma una piazza come Padova deve lottare per questo obiettivo. La nuova dirigenza punta a riportare tante famiglie allo stadio. Il Padova torna in città, torna nelle piazze, l'abbiamo fatto con la campagna abbonamenti che ha portato quasi 2.400 nuovi abbonati. Lo fa stasera con un bagno di folla bellissimo, che speriamo sia di stimolo per la prima squadra che ha iniziato con un pareggio del campionato. Nel fine settimana il Padova farà il suo debutto casalingo, molto atteso dai tifosi. Una serata di festa guastata da una cinquantina di ultras che hanno contestato il sindaco Giordani sul tema dello stadio Euganeo, sindaco che era salito sul palco per un saluto. I cori volgari contro Giordani sono continuati e così il sindaco ha lasciato il palco. Meritiamo di più! Meritiamo di più! Meritiamo di più! Meritiamo di più! Anch'io. Tutti meritiamo di più. Ragazzi. In bocca al lupo alla squadra. Io rimango un tifoso, solo un tifoso. Anche voi siete tifosi, per cui sono molto contento.